Ben ritrovati, beh, siamo come sempre ogni settimana puntuali in diretta per parlare insieme a voi, però vi dico subito che questa è l'ultima trasmissione di questo ciclo, è stato un periodo abbastanza particolare un po' per tutti noi, però siamo andati in diretta comunque insieme all'avvocato Rodighiero che ringrazio è qui insieme a noi, siamo andati Grazie a dicevo voi. in diretta comunque anche nel difficile periodo dell'emergenza sanitaria e anche oggi poi parleremo, analizzeremo un po' gli effetti di questa emergenza sanitaria, soprattutto sul tessuto economico e produttivo. Avvocato, l'ho già salutata, bentornato, quindi Bentrovati, dispiaciuto, è bentrovati. l'ultima puntata di questo ciclo, poi torneremo dopo la pausa estiva. Torniamo dopo la pausa estiva, speriamo con un panorama o perlomeno ecco, una cresciuta coscienza e soprattutto speriamo che ci si porti qualche regalo in termini di economia che si riprenda qui nel meridione. Vedremo, insomma, speriamo di partire con delle buone notizie. Intanto saluto anche gli altri ospiti che sono collegati con noi via Skype. Allora, dovremmo avere anche il dottore Nigro di Confidi Calabria, non lo vede in questo momento, lo saluteremo più tardi, però da Roma siamo in collegamento oggi con l'Istat, molto importante questo collegamento. Saluto dunque Giampaolo Oneto, che è direttore generale Statistiche Economiche Congiunturali. Benvenuto, dottore Oneto, benvenuto per il contributo che lei darà a questa trasmissione. Grazie. Grazie, grazie a voi. Noi dicevamo, stiamo analizzando da tempo gli effetti di questa emergenza sanitaria sul tessuto economico e produttivo. Adesso probabilmente con i numeri forniti grazie all'Istat, forse il quadro potrebbe essere più chiaro, ecco, forse i numeri ci potrebbero dare un'indicazione maggiore. Sono numeri preoccupanti, dottor Oneto, le chiedo subito. In generale, allora, siamo in una fase, come dire, che definirei di transizione. Noi l'abbiamo recentemente, venerdì scorso, abbiamo pubblicato il nostro rapporto annuale che diciamo, un po' diversamente dal solito non era tanto dedicato come dire, a un consuntivo dell'anno precedente, del periodo precedente, ma abbiamo cercato di essere il più come dire, tempestivi e più sul pezzo possibili su questa fase molto particolare che sta attraversando l'Italia, l'Europa, il mondo. Naturalmente i dati statistici hanno, come dire, hanno dei loro ritmi. Dei loro ritardi che sono dal nostro punto di vista minimi, però noi quando raccogliamo i dati, raccogliamo le indicazioni delle imprese, raccogliamo informazioni che vengono anche da fonti amministrative, eccetera, siamo sempre un po' rivolti al passato e non possiamo sapere, come dire, ciò che sta succedendo oggi, che capisco che l'interesse di ognuno. Abbiamo sempre un po' come dire, la testa rivolta al passato, quindi a oggi noi abbiamo fondamentalmente dati su marzo-aprile, che è naturalmente stata la fase più difficile, più grave, e lì i dati sono veramente preoccupanti perché noi cerchiamo di non ripeterlo oramai ad ogni uscita, però è un po' drammaticamente vero. Per tutti i dati che noi abbiamo tirato fuori, abbiamo le cadute più forti che si siano mai viste, per esempio la produzione industriale piuttosto che la produzione delle costruzioni, sto parlando dei dati a livello nazionale, ma diciamo mai c'erano state cadute così forti nel giro di 2 mesi, come in questo periodo. Siamo arrivati nel caso delle costruzioni con una caduta della produzione ad aprile del 68%, che sono numeri quasi abnormi, come dire. Noi statistici, per certi versi, non siamo neppure preparati a vederli, cioè, ci sembrano tutti dati anomali, strani. Quindi che marzo-aprile sia stato un periodo difficilissimo per l'economia italiana, per l'economia europea, stiamo vedendo i dati internazionali che sono un po' ovunque di questo tipo, insomma, lo sappiamo tutti, non poteva che essere così. Adesso il problema è piuttosto capire a maggio-giugno.
cosa è cominciato a succedere, perché naturalmente a maggio c'è stata una riapertura graduale di tutta una serie di attività, a giugno la riapertura si è ulteriormente ampliata, proprio per ragioni anche amministrative, no? La riduzione man mano dei settori che stavano in lockdown e quindi la possibilità di riprendere le attività. Naturalmente non tutte le attività riprendono, non tutte alla stessa maniera, ma per esempio l'industria, da quel che capiamo, da quel che sappiamo, insomma, sta riprendendo, perché lì le imprese tipicamente possono adesso lavorare. Giusto domani, sì, 10 luglio, io non ho, per fortuna non ho questi dati, quindi non potrei anticiparli neanche volessi. Domani 10 giugno vedremo la produzione industriale di maggio. Questo è un dato atteso perché la produzione industriale di maggio ci dirà, come dire, tutti ci aspettiamo che ci sia un primo rimbalzo, perché dopo che da aprile era andata particolarmente giù, a maggio molte imprese hanno riaperto, su questo non ci sono dubbi, e quindi ci aspettiamo un rimbalzo. L'ampiezza del rimbalzo lo vedremo solo con i dati ufficiali domani, e quello sarà un primo segnale interessante. Fra i pochi, un segnale che c'è stato un paio di giorni fa, abbiamo tirato fuori i dati relativi alle vendite al dettaglio, che sono naturalmente un indicatore importante perché ci dicono quanto il settore commerciale diciamo, si è mosso, e le vendite al dettaglio hanno, insomma, hanno presentato un decisamente forte rimbalzo, per certi versi molto forte, perché è stato più forte della caduta del mese precedente. Naturalmente c'erano, come dire, se vogliamo, quasi 2 mesi in cui i consumatori non hanno pressoché fatto acquisti, quindi c'è proprio un effetto di recupero. Le vendite al dettaglio sono aumentate a maggio rispetto ad aprile del 24%, che è un numero molto grosso, per quanto il calo fosse stato ampio prima, però insomma, questo rimbalzo è stato veramente molto rilevante, e questo è importante naturalmente per il settore commerciale. Ci siamo riportati a un livello di circa il 10% inferiore a quello del maggio 2019, che naturalmente un 10% in meno fa male, fa sicuramente, come dire, è doloroso per il settore, però insomma, come dire, è già una risalita non irrilevante. Quindi delle cose si stanno muovendo e le stiamo misurando un po' giorno per giorno. Fra l'altro, adesso chiudo qua, nel caso delle vendite al dettaglio, mentre le vendite di alimentari, che sono una componente molto importante, naturalmente aveva continuato nei mesi del lockdown, perché insomma tutti abbiamo cercato di continuare a nutrirci. Era il comparto non alimentare in cui insomma, c'era stata una forte caduta, e lì abbiamo addirittura un incremento del 66% in un mese, che è anche quello un dato, così come non avevo mai visto una caduta così forte come quella di aprile. L'aumento del 66% di maggio è un record assoluto, mai si era visto un incremento di sto genere. Il problema, appunto, non sono comportamenti economici, ma comportamenti dettati dalla crisi sanitaria. Certo, intanto rimanga collegato con noi perché voglio salutare Pasquale Nigro, Confidi Calabria, ho visto che c'è il collega, eccolo, lo vedo, bentornato, bentornato dottore Nigro. Ha ascoltato questa analisi, no, un po' di numeri che sono stati dati, no, dal direttore generale Giampaolo Oneto. Siamo collegati con l'Istat, beh, insomma sono numeri che, come diceva anche il dottor Oneto, fanno impressione, no? Sono dettati da questa situazione particolare di emergenza, straordinaria, diciamo, anche per molti versi. Sì, i dati riportati sono quelli che rispecchiano un po' la situazione che è in atto. Io vedo altri dati, sono riuscito ad estrapolare dei dati invece su quanto riguarda i finanziamenti alle imprese per il report che ha fatto la BCE aggiornata a fine maggio, e ahimè, cosa che non ci aspettavamo, anche perché nelle puntate precedenti, quando abbiamo avuto la possibilità di interfacciarci anche con il sistema bancario, ci avevano un po' rassicurati sulla velocità e sulla,
sull'immediatezza della concessione del credito. Tenete conto che a maggio l'Italia è il fanalino di coda con un più 2,2% per quanto riguarda la concessione di finanziamenti alle imprese utilizzando il famoso decreto liquidità, i famosi 400 miliardi messi a disposizione. E tenete conto che gli altri competitor europei si attestano, la Germania un più 6,9%, la Francia 11,4% in aumento, e pensate che anche la Spagna, che si trova in una condizione di disagio quasi paritetica a quella dell'Italia, ha un aumento del 9,5%. Questo non ce l'aspettavamo, e devo essere sincero, nell'ultimo intervento di Conte ho anche intravisto una difficoltà dal punto di vista proprio strutturale, no, della legge, e il Premier se la prendeva ancora con le banche perché diceva in poche parole che nonostante ci fosse questa garanzia al 100%, l'accesso al credito era ancora macchinoso. Vi do un altro dato per farvi rendere conto di quanto sia macchinoso in Italia avere i soldi, non quando la concessione. Di 742.000 domande arrivate al fondo di garanzia, 733.000 sono state già autorizzate, ma praticamente solo 43, dei 43 miliardi di finanziamento solo 13 sono stati erogati. Cioè gli altri che restano, la differenza, sono nei meandri della burocrazia, che mettono in difficoltà. Pensate a domande fatte da marzo, parliamo di domande fatte da marzo, siamo a fine luglio, cioè siamo a metà luglio, ecco, non per essere drastici, fine luglio, ancora ci sono domande che si trovano in una situazione di stallo. Quindi sul decreto di liquidità pensavo di darvi delle notizie più confortanti, invece ahimè, essere il fanalino di coda di tutte le altre nazioni europee ci mette un attimino in una condizione veramente di seria difficoltà. Quindi questo, più i dati dall'Istat, è un altro grande dato che sicuramente poi l'avvocato Lodichiero può confortare, il blocco anche dell'erogazione di molti cassintegrati, fa sì che effettivamente il disagio ormai è diventato acclarato, cioè anche quella voglia di riaprire, quella voglia che i nostri piccoli imprenditori avevano e speravano, no? In un indotto di domanda, si sono poi dovuti riscontrare dei dati che sono completamente opposti a quelli che noi abbiamo cercato anche di rassicurare. Io ricordo benissimo nelle ultime puntate di dare una mano, di dare anche un conforto a questi imprenditori, ma vi posso garantire che dopo che ho letto il report della BCE mi sono reso conto effettivamente di come siamo indietro dal punto di vista burocratico. C'è anche da dire che è in atto, stiamo parlando di giorni, questo famoso decreto di semplificazione che dovrebbe facilitare, tra le tante cose, anche l'accesso al credito, perché c'è proprio un comparto di concessione di credito in maniera più veloce. Mi auguro questa volta direttamente dallo Stato e non con la serie di movimenti e di processi che devono essere poi inviati alle banche e quindi agli intermediari. Beh, un'altra analisi, no, puntuale, precisa, quella del dottor Pasquale Nigro, avvocato. Poi questi numeri, no, che stiamo dando, stiamo dicendo, poi alla fine sono i disagi, no, quotidiani, che ci testimoniano le tante persone che ogni settimana intervengono in diretta in questa trasmissione. Ecco, qui abbiamo i numeri, poi abbiamo il disagio, no, che si concretizza. Ecco. Sì, il disagio sembra che in questo periodo, in questi mesi praticamente, è l'Italia come se fosse uscita da una guerra devastante, perché praticamente ci sono famiglie che non pagano più le utenze, ci sono imprenditori che non aprono più le attività commerciali, non hanno proprio aperto le attività commerciali, perché aprire un'attività commerciale è un costo, soldi non ne sono assolutamente arrivati. Io forse dopo la pubblicità volevo fare una domanda al dottor Aneto. Certo, Aneto. Ci dobbiamo fermare davvero pochi istanti, siamo già in pubblicità. Allora prego i nostri ospiti collegati via Skype di rimanere con noi, perché torneremo tra pochissimo. Sì.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, prima di andare in pubblicità, l'avvocato Rodighiero voleva porre una domanda al dottor Giampaolo Oneto, in collegamento, come vi ricordo, da Roma e dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'Istat, quindi stiamo vedendo un po' i numeri, no? Stiamo parlando anche di numeri. Avvocato, prego. Sì, di numeri, e che praticamente sono il front office di quello che succede, perlomeno nella società italiana. Io volevo fare questa domanda, cioè si nota e percepito perlomeno nelle zone da noi frequentate, quindi siamo nel meridione, un forte scollamento fra quella che è la realtà da qualche mese e quello che invece viene legiferato, quello che l'operare del governo, quindi nessuna, diciamo, ecco, domanda di carattere politico. Io volevo sapere se il vostro, cioè l'Istat, il vostro istituto ha, come ritengo, continui collegamenti con il governo, con chi deve decidere delle nostre sorti, e quindi cioè, quella che è la realtà del tessuto economico italiano viene comunque riferito, cioè c'è conoscenza dei numeri che, ecco, che ci avete dato, e quindi della situazione, perché appare paradossale che a fronte della catastrofe che viviamo, perché soprattutto, ripeto, nelle terre da noi frequentate, da noi abitate, c'è oltre un terzo delle attività commerciali che non ha più riaperto, per cui diciamo la situazione è veramente drammatica. E sembra, ecco, la percezione è quella che veramente la politica sia molto distante dai bisogni, dalla situazione che, ecco, si vive, ecco, che viviamo noi cittadini. Ecco, volevo una sua considerazione e anche sapere se, appunto, i dati che vengono raccolti, comunque c'è una comunicazione con il governo centrale, di cui naturalmente ritengo li porrà anche a base dei provvedimenti che adotta. Allora, provo a rispondere a una domanda non semplicissima, in cui eviterò di farmi, come dire, di andare in territori in cui la statistica non deve andare. La statistica, mi sento di dire, facendo tanti anni questo mestiere, deve assolutamente dare informazioni a tutti. È importante che, come dire, la statistica dia informazioni a tutti. Uno dei nostri principi è per esempio quello che i nostri dati non debbano mai essere comunicati in anticipo all'autorità politica. È una delle regole della statistica europea e in generale della statistica mondiale, sui livelli, diciamo, di maggiore qualità e indipendenza, un dato non deve essere comunicato prima, perché un dato comunicato prima in qualche maniera potrebbe, diciamo, dare luogo a delle azioni o delle reazioni che è bene non avere. Quindi l'oggettività, il non privilegiare da questo punto di vista, come dire, i policy maker è ben codificato. Per altro verso, noi siamo sempre prontissimi e vogliosi di informare i policy maker, ma appunto uno dei criteri che usiamo è che se i policy maker ci chiedono delle informazioni, magari gliele diamo subito, ma cerchiamo rapidamente di tirarle fuori per tutti gli utenti, perché consideriamo che è bene che non ci siano mai forme, diciamo, di informazione privilegiata. I dati economici che stavo prima riassumendo sono naturalmente ben conosciuti e direi anche molto, e guardati anche con molta attenzione dal Ministero dell'Economia a tutti gli osservatori pubblici e privati. Noi abbiamo, un'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo condotto, direi con una rapidità che insomma, di cui siamo abbastanza soddisfatti, ecco, mettiamola così, perlomeno noi siamo abbastanza soddisfatti, un'indagine presso le imprese nel corso di maggio, un'indagine speciale che non era mai stata fatta prima e speriamo di non doverla fare spesso, proprio per rivolta all'emergenza,
ci sono i dati sul nostro sito, è un report che è uscito il 15 giugno, in cui fondamentalmente ha un grosso campione di imprese, migliaia, parecchie decine di migliaia di imprese, abbiamo fatto domande su come stavano vivendo la crisi, quanto di loro, come dire, si sentivano in pericolo, le misure che intendevano prendere, c'è anche una parte sulla liquidità di quante fossero, diciamo, quelle in difficoltà e come pensavano di rispondere con credito bancario piuttosto che con altre forme di finanziamento. Questi dati hanno anche una disaggregazione territoriale, devo dire che un po' un effetto che si è visto è che la crisi è, come dire, molto diffusa alla fin fine, in generale sì, c'è qualche difficoltà di più al meridione, ma per certi versi meno che in altri casi, come dire, la crisi ha colpito un po' tutti allo stesso modo. Queste informazioni sono disponibili, non mi metto adesso a raccontarle perché sono veramente grandi quantità di numeri. Già oggi diventano non del tutto, come dire, non del tutto aggiornate, ma insomma riguardavano maggio. Contiamo in autunno di fare una seconda wave di indagine per riprendere questi temi e capire le ulteriori. Quindi questi sono, così noi come statistica cerchiamo anche di incrementare le informazioni per darle al pubblico, però appunto su questo ci tengo, per darle al pubblico e per darle al pubblico inteso come utenti. Io la interrompo, dottor Oneto, perché abbiamo una telefonata, perché poi in effetti noi partiamo dai numeri ma ci sono i problemi poi reali non raccontati dalle persone. Salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuta, prego. Io volevo sapere dall'avvocato, siccome mio figlio doveva prendere il reddito di cittadinanza, la domanda risulta accolta come ogni mese, però la data del pagamento non c'è fino a tuttora. Non capisco perché lui ha chiamato l'Inbet di Roma, hanno detto che ci sono, insomma, che non c'è niente che devono sviluppare, forse perché la moglie prima lavorava, adesso è stata licenziata e ha fatto la domanda di disoccupazione. C'entra questo? No, allora, un conto se è stata revocata, un conto se c'è ritardo nella erogazione. No, sul telefonino, sulla cosa dice sempre accolta. E allora è semplicemente un ritardo. Tenete presente che soprattutto in questo periodo i tempi di erogazione materiale partono da un minimo di 30 a un massimo di 90 giorni, e questo per quale motivo? Perché sappiamo che moltissimi operatori, quindi impiegati, lavorano in smart working, quindi lavorano da casa, c'è molta difficoltà proprio di accesso a trasmettere, diciamo, dati e documenti, per cui è dovuto soltanto alla burocrazia che normalmente intasa queste procedure. E poi perché ancora non tutti i dipendenti, in questo caso dell'INPS e di Poste Italiane, lavorano a pieno regime o con la fruibilità di sempre. Quindi è più che altro legato a questo. Perché siccome sono stato sempre puntuale, meraviglio che questa volta purtroppo... Ma è il periodo eccezionale. Ecco questo, diciamo, che ha bloccato. Quindi un po', dico, sarà breve che la... Sì, in qualunque momento potrebbe, perché adesso, diciamo, bene o male, si sta cercando di ritornare a una normalità, perlomeno in termini di servizi. Quindi diciamo che il pubblico dovrebbe di qui a breve, ecco, essere nella regolare fruibilità. Dico, può stare tranquillo, dico, non certo. È che gliel'hanno tolta. Non vi preoccupate, non è questo. Grazie, signora. Ma la ringrazio. Grazie. Poi, a proposito del reddito di cittadinanza, ci sono anche delle novità, no, che riguardano il reddito di cittadinanza, ad esempio la chiamata, no, per fare un lavoro anche fuori regione. Sì, sono aumentate in questo periodo a dismisura anche le persone che non si erano proprio interessate, erano le persone... Dice tra poco, abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera, avvocato.
Volevo sapere per quanto riguarda l'invalidità civile, 75%, se ci sono novità da Roma. 70, allora, state parlando dell'aumento che si era paventato anche per voi. Allora, tranne il normale adeguamento Istat, quindi non stiamo parlando di aumento, ma di un adeguamento che veramente di pochi centesimi, diciamo, o decimi, ecco non di cifre, ecco, che sono palpabili. Adesso praticamente l'INPS, quindi il governo, si è trovato, diciamo, questo macigno, per fortuna, di dover adeguare le pensioni di invalidità civile al 100%, la miseria dei 284 euro adesso passerà a 514, per cui questa vergogna deve essere coperta per tutti coloro che sono invalidi al 100% in tutta Italia, per cui adesso dovrà risolvere nell'immediato questo problema, dove trovare i soldi e dove finalmente rendere giustizia. Non penso proprio ci sia spazio per il giusto aumento dell'indennità a coloro che hanno il 75% di invalidità, perché anche questa è una vergogna. Chi è il 75% di invalidità civile, voglio ricordare che non è una persona che sta perfettamente bene, diciamo, e quindi con l'indennità che si dà si è al di sotto della soglia di povertà. Certo. Non commento oltre, ecco, grazie. La ringrazio, buonasera. Grazie per aver telefonato. Chiudiamo allora sul reddito di cittadinanza, poi torniamo da Oneto e da... Il reddito di cittadinanza sono aumentate a dismisura le domande, anche di coloro che erano disinteressati a trovare lavoro, i cosiddetti sconosciuti, che praticamente non hanno più cercato lavoro. Adesso sono aumentate le domande di reddito di cittadinanza, e l'unica novità è che a settembre scadrà la prima tranche del reddito di cittadinanza da chi lo ha ricevuto a marzo 2019. Ci sarà un mese di blocco per poi riprendere per altri 18 mesi. La novità saliente è che per la revoca del reddito di cittadinanza non ci sarà bisogno di 3 rifiuti, ma immediatamente uno potrebbe ricevere la richiesta di andare a lavorare in qualunque parte del territorio nazionale. Quindi si è abbattuto, diciamo, la distanza chilometrica, che si partiva da 100 chilometri, e quindi questa, diciamo, è la novità. Spero che arrivino a tutti i percettori del reddito di cittadinanza, come era nell'intenzione e nella ratio della legge, trovare un posto di lavoro, anche se fuori regione, in altre parti d'Italia. L'augurio è questo, perché ricordiamo che gli italiani che hanno diritto e percepiscono il reddito di cittadinanza non vogliono assistenza, vogliono un posto di lavoro che significhi dignità per se stessi. Quindi non vogliono assistenzialismo, vogliono un posto di lavoro. Auguro che praticamente arrivi per tutti questa chiamata. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Pronto. Salve, da dove ci chiama? Da Rogliano. Benvenuto intanto, prego. Sentite, per quanto riguarda l'agente 4, sì, praticamente, ma mi hanno dato l'agente 4, c'ho un tumore, un diabete, e l'infarto ho avuto. Però mi hanno dato la 104 senza soldi. Senza? Come senza possibile? L'accompagnamento. Ma lei che cosa esatto, c'ha? Senza l'accompagnamento. Articolo 3,1? Credo di sì. Non già la gravità, articolo 3,3. Per cui non le hanno dato l'accompagnamento, ma non le hanno dato per questo motivo. Perché? Nelle malattie oncologiche, nella fase di aggressione del male e quindi di terapia, diciamo, sintomatica di aggressione, per legge lei ha sia la pensione e anche l'indennità di accompagnamento, perché nella fase proprio aggressiva della malattia. Dopodiché,
Se non ci sono esiti permanenti tali da non consentirle di compiere gli atti quotidiani della vita, praticamente non ha più diritto all'indennità di accompagnamento. Che indennità di accompagnamento, ricordiamo, non può prescindere da avere una invalidità pari al 100%. Poi, a seconda della gravità o meno, si ha il cosiddetto articolo 1 o 3, cioè 100% di invalidità oppure stato di handicap. Per cui, che non ve l'hanno dato è perché è una conseguenza di legge. Se lei ritiene di essere peggiorata o le sue condizioni sono deteriorate, può sempre chiedere l'aggravamento, quindi si può rivolgere tranquillamente a un patronato. Va bene. Sentito, ancora sto facendo l'immunoterapia. Ancora è sotto, sta allora, facendo l'immunoterapia. Allora, state facendo l'immunoterapia, va bene. Questi benefici non è che li avete fino a quando guarite, li avete nella fase di attacco della patologia, quindi di aggressione e di contrasto a questa patologia che voi avete. Dopodiché il protocollo terapeutico, quello che speriamo vi porti alla guarigione, quello non significa che avete diritto, tranne che non siete in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, anche alle altre, diciamo, garanzie di legge, quindi accompagnamento e quant'altro. Ecco, quindi sono tutte valutazioni medico-legali, ecco perché vi ho detto, se ritenete che le condizioni vostre sono fortemente pregiudicate, patronato. Va bene? La ringrazio. Grazie, grazie. In bocca al lupo. In bocca al lupo, davvero. Davvero, allora io ritornerei da Oneto, Gianpaolo Oneto, perché diceva prima, rispondendo alla domanda dell'avvocato, noi i numeri non li diamo prima di presentarli al pubblico, alla parte, no? Alla parte politica, però nel momento in cui vengono resi noti questi numeri, e io sto vedendo un po' questo rapporto dell'Istat, sono davvero allarmanti questi numeri. Poi però la parte politica, nel momento in cui vede sulla carta questi... Dovrebbe intervenire subito. Io al dottor Oneto vorrei fare questa domanda. È vero che perlomeno io pandemia non me ne ricordo, però so che l'ultima che c'è stata mi pare che sia la spagnola. La spagnola, ecco. Se non sbaglio. Sì, statisticamente risulta, c'è qualche dato come le economie dopo quanto tempo si riprendono, anche se stiamo parlando di una cosa eccezionale, cioè forti contraccolpi, come può essere una guerra o come può essere in questo caso una pandemia, statisticamente le economie, cioè che diciamo riavviamento abbisognano per ritornare a una pseudo normalità, se ci può dare un dato storico oppure di esperienza? Posso dire che un po' di esperienza ce l'ho, avendo una discreta età e occupandomi di dati economici da oramai 35 anni, ma è veramente come dire, troppo facile e anche un po', insomma, drammatico, userei questa parola, dire che veramente non avevamo visto nulla del genere né in Italia né in generale nelle economie moderne. Io che personalmente per molto tempo mi sono occupato di ciclo economico, di capire diciamo come si misurano le recessioni e le espansioni, studiando molto ciò che è successo negli Stati Uniti, ma insomma stiamo parlando sempre del Novecento e nel Novecento non è successo quasi nulla del genere, ma al di là dell'ampiezza è molto la violenza anche temporale, il tutto si concentra in pochissimi mesi, mentre altre crisi, proprio perché venivano da meccanismi economici complessi, ma che molti di noi se la ricordano per il 2008, che è stata comunque una crisi assolutamente grave. Chi come me ha studiato un po' tanta economia e statistica può ricordarsi la grande crisi della fine degli anni 20. Sono avvenute comunque
con nel corso di, diciamo, perlomeno mesi, semestri e anche un po' di più. Qua invece stiamo parlando di qualcosa di estremamente brutale per certi versi. Guardi, ho appena guardato un dato che mi sembrava interessante da riportare, che non è il nostro. Sto parlando della, cioè, ho visto un dato della Germania che, come dire, per certi versi ci fa capire come vanno un po' le cose, perché sappiamo che è stata un po' meno colpita, ma e che è anche riuscita a uscire un po' prima da questa difficile situazione. Sono usciti stamattina i dati sulle esportazioni della Germania. Sappiamo che per la Germania le esportazioni sono un motore vero e proprio di quella grande macchina che è l'economia tedesca. Le esportazioni di maggio sono quasi il 30% inferiori a quelle del maggio 2019. C'è stato un po' di rimbalzo rispetto ad aprile, gli osservatori si aspettavano un rimbalzo decisamente più forte, invece appunto stiamo al 30% di export in meno della Germania, cioè della macchina esportatrice più grande del mondo insieme a quella cinese. Questo ci dice che la crisi è veramente globale, che in questo momento tutti i paesi stanno soffrendo. Poco fa sono usciti nuovi dati delle iscrizioni dei disoccupati americani, stanno un po' diminuendo, ma sono ogni settimana, anche questa settimana, l'ultima settimana sono stati oltre 1.300.000. Tutte le economie in questo momento sono in grande difficoltà, solo quella cinese sembra avere cominciato un po' a riprendersi, il resto dell'Europa no. Questo ci mette sicuramente in una situazione di grande difficoltà, per certi versi appunto è una situazione che non avevamo mai visto prima, non abbiamo, come dire, nessuna bussola dal passato, ce la dobbiamo inventare noi lì per lì, e come in altre occasioni è successo per l'Italia, come per il resto del mondo, bisognerà pure inventarsela, insomma. Quindi, insomma, si potrebbe anche partire, no, dai numeri per cercare di venirne fuori, dottor Onetti. Lo chiedo anche a Pasquale Nigro, perché con i numeri, anche Nigro, insomma, giusto, si potrebbe partire proprio da questi numeri, partendo da queste basi, e quindi cercare di intervenire, no, lì dove la situazione è ancora più drammatica. I numeri non c'entrano. Se dovessimo in questo momento analizzare solo esclusivamente i numeri, non c'entrano. Teniamo conto che il numero più preoccupante è una riduzione del PIL di 12 punti, quindi stiamo parlando di una situazione forse mai vista, chiaramente non riscontrabile in altri periodi. Il problema in questo momento è dare una speranza e una vitalità, cioè a quello che deve essere da settembre in avanti la ripresa per quanto riguarda l'economia, perché se ci dovessimo fermare ai numeri, a quello che sta succedendo anche in America, dove colossi anche di alcuni settori merceologici si sono fermati e stanno chiudendo i loro battenti, sicuramente è il tasso di disoccupazione che aumenta, sicuramente diventerebbe tutto preoccupante. Ma l'italiano di solito ha questa forma di speranza e di perseveranza, no? verso una strada nuova. Sfortunatamente in questo momento abbiamo pochi numeri che ci aiutano a intravedere qualcosa di concreto a breve, però sicuramente quello che noi speriamo è che ci sia una controtendenza della domanda, cioè a me quello che interessa in questo momento è l'aumento dei consumi, l'aumento della domanda, fare arrivare i soldi alle imprese, fare rimettere in circolo tutto ciò che potrebbe rendere più facile il movimento economico, perché in questo momento, oltre ai dati, che ovviamente dipendono da una pandemia che nessuno si aspettava, il dato più preoccupante è che c'è un calo dei consumi e quindi la maggior parte delle attività sono inermi, non sanno cosa fare, anche se si stanno inventando metodologie e anche operazioni di marketing per poter cercare di rimanere sul mercato. Però il dato che dava prima anche l'avvocato Rovichero sul numero delle attività che restano chiuse nel nostro territorio la dicono lunga. Vi do un altro dato per fare capire anche come i percettori della base economica rispondono a queste misure agevolative. Tenete conto che dopo 5 giorni che è stato attivato il bonus vacanze sono arrivate 300.000 domande, quindi
la notizia boom è stata: siamo stati efficienti con questo bonus vacanze. D'altra parte, però, d'altro canto, c'è un dato preoccupante, che è quello che solo 3 operatori alberghieri su 100 accettano il bonus vacanze, perché è un credito d'imposta, non è un'immissione di liquidità. E in questo momento, ovviamente, quello che necessita assolutamente, lo stiamo dicendo da tantissimo tempo, è che le aziende possano attingere ad una forma di liquidità, o che sia assistito, che sia a fondo perduto, ma che sia immediata. Cioè, quello che necessita in questo momento è un'operazione che dia la possibilità e la percezione a chi deve consumare di poter non avere paura di andare a spendere i soldi, e a chi deve fare impresa di avere le spalle coperte, almeno ritengo, per quel poco di esperienza maturata nel settore, un arco temporale di 6 se non 18 mesi, perché anche per me l'effetto si vedrà sicuramente nel 2021. Stiamo attendendo tutti questo famoso vaccino, ma il post economico non è l'avvento del vaccino, ci vorrà anche dopo il periodo vaccino, ci vorrà un periodo di riadeguamento. E l'altro dato, poi mi fermo così do spazio anche agli altri, è che sicuramente la controtendenza degli strumenti finanziari è da dover monitorare. Il fondo CIPE e anche la comunità europea si sta muovendo e sta dando delle linee guida importanti. Si ritorna su un'economia tradizionale, forti investimenti nel settore dell'agricoltura, forti investimenti nel settore della trasformazione del prodotto agricolo. Non a caso, se poi avremo 2 o 3 minuti, vi illustro 2 o 3 opportunità, sia per i giovani che vogliono investire nel settore agricolo e sia per i giovani che vogliono investire nel settore turistico, per dare un rilancio dell'economia. Ecco, leggere oggi il quadro economico vorrebbe dire anche fare un esame realistico di quello che ci aspetterà da qui a 3 anni. Beh, anche per quanto riguarda i numeri analizzati anche dall'Istat, più della metà delle imprese, no, si trova in questa difficoltà, questa crisi di liquidità. Mancando la liquidità, dottor Oneto, non sanno come far fronte alle spese, addirittura fino alla fine del 2020, se non oltre. Sì, noi abbiamo appunto, stiamo... L'indagine di cui parlavo prima, questa indagine che siamo riusciti a fare immediatamente nel corso della crisi e che insomma è finita praticamente nei primissimi giorni di giugno, e poi l'abbiamo pubblicata già a metà giugno e l'abbiamo ripresa appunto nel rapporto annuale che abbiamo pubblicato venerdì, è molto diffusa. Assolutamente il problema più esposto dalle imprese è quella di una possibile crisi di liquidità, della necessità di avere fonti di liquidità. Bisogna dire che ci sono alcune differenze, per esempio dimensionali. Questo è un problema molto sentito, moltissimo sentito dalle piccole e piccolissime imprese. C'è un tessuto di piccole e piccolissime imprese che ha, come dire, una debolezza strutturale da questo punto di vista, anche perché altre indagini che abbiamo fatto recentemente, altre analisi anche molto, direi, approfondite che abbiamo fatto, ci dicono che c'è un grosso ricorso tipicamente all'autofinanziamento. Cioè nel sistema italiano, soprattutto nel sistema italiano delle piccole imprese, è prevalente, diciamo, è fin troppo prevalente, è stato fin prima della crisi, fin troppo prevalente il meccanismo dell'autofinanziamento, che naturalmente viene meno nel momento in cui succede qualcosa di assolutamente inaspettato, inusitato e fra l'altro imprevedibile, come quello di 2 o 3 mesi di mancato incasso totale o comunque molto, molto rilevante. Quindi questa della liquidità è sicuramente un problema su cui bisogna stare attentissimi. Noi abbiamo, nel rapporto c'è anche un approfondimento, direi, abbastanza tecnico, in cui abbiamo provato, usando dati sui bilanci delle imprese, prendendo i dati di 800.000 società di capitale italiano e proiettandoli in avanti, cercando di capire sulla base dei risultati prevedibili, insomma, come dire, ipotizzabili per marzo ed aprile, appunto,
che tipo di conseguenze possono esserci, e lì abbiamo avuto questo risultato che è, insomma, direi che è giusto definire preoccupante, che circa un terzo del sistema, appunto del sistema italiano, può andare in crisi di liquidità sulla base dei dati di bilancio che aveva e sulla base di una caduta insomma, dell'ordine di quella che abbiamo visto. Sono stime approssimate, perché appunto non è possibile oggi, come dire, avere i dati di 800.000 imprese che sono rivolti piuttosto all'immediato passato, però insomma, questo è un, diciamo, un campanello d'allarme abbastanza forte che noi abbiamo appunto abbiamo suonato al massimo del volume possibile nel nostro rapporto. Telefonata intanto, pronto? Pronto, buonasera. Salve. Ogni tanto mi faccio sentire, da tanto tempo non ci siamo sentiti. Da dove ci chiama, ecco, signora? A Castrovillari. Benvenuta, ecco. Benvenuta, prego. Grazie. Io vorrei parlare, non lo so, con qualcuno, con i diritti negati, quello senza negati. Insomma, ci dobbiamo sfocare un poco, guarda. Ogni tanto. Vorrei parlare. E rispetto, no? A chi ci dobbiamo rivolgere, a Castrovillari e la sanità. Siamo proprio disperati. Non possiamo andare a nessuna parte che non ci chiama. Sono 4-5 mesi. E dobbiamo fare. Allora. Non lo so con chi devo parlare. Allora, il dottor Onetto sicuramente no, perché dei guasti della sanità, soprattutto meridionali, diciamo no. Vi posso dire che praticamente lo abbiamo ripetuto più volte. Il sistema sanitario nazionale deve garantire ovviamente la diagnostica e poi tutti i protocolli terapeutici, ma soprattutto la diagnostica. Abbiamo osservato in questi mesi, soprattutto parliamo delle terre che conosciamo, che praticamente si è rinunciato a fare prevenzione, e quindi l'impatto che si avrà, negativo e pregiudizievole, è che tutti questi mesi in cui ancora c'è difficoltà per accedere, per fare esami diagnostici e quindi di prevenzione, praticamente i risultati si troveranno anche fra qualche mese, perché sappiamo benissimo che quando c'è bisogno di indagare su un qualche sospetto pericolo, noi sappiamo benissimo che ci sono delle malattie che purtroppo, se intercettate in brevissimo tempo, quello è il discrimine fra la vita e la morte. Avvocato, la interrompo perché devo dare la linea alla regia, cioè la pubblicità. Intanto salutiamo Giampaolo Onetto, lo ringraziamo per la disponibilità, per essere stato qui con noi in questo spazio. Grazie, dottor Onetto, e buon grazie lavoro. Grazie molto a voi, grazie. Grazie, per, grazie. Allora, breve pausa pubblicitaria, poi torniamo in studio. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, vorrei andare subito da Pasquale Nigro, perché prima di salutarlo vorrei fargli dire brevemente questi progetti che aveva annunciato prima, queste iniziative per cercare di risollevare, no, le sorti delle aziende, dell'agricoltura, se non sbaglio in questo caso, perché riguarda il settore dell'agricoltura, quindi gli investimenti in questo senso. Sì, ci sono delle linee direttive che il Ministero dello Sviluppo Economico sta indirizzando anche sul consiglio del Fondo CIPE e sull'orientamento della Comunità Europea. Oggi bisogna guardare al futuro, no? Quello che succederà da settembre in avanti. Alcune categorie merceologiche o alcuni tipi di attività diventano privilegiate rispetto all'altro, perché si prevede un ritorno un po' alle tradizioni. Due grandi filoni: uno è quello dell'agricoltura, e per la regione Calabria, solo per la regione Calabria, l'ISMEA, che è l'ente nazionale per quanto riguarda il settore agricolo, ha creato un bando ad hoc per tutti i giovani che vogliono investire
in attività agricole o che vogliono subentrare nelle attività agricole esistenti, con un finanziamento che arriva fino ad 1,5 milioni di euro, col 35% a fondo perduto e il 60% a tasso zero, con un periodo di restituzione della parte a tasso zero di 15 anni. È sicuramente un lancio molto forte. E pensate che solo tre regioni hanno la parte a fondo perduto, la Calabria è una di quelle. Ahimè, è passato nelle retrovie il commercio. Il commercio in questo momento non trova nessun tipo di finanziamento e questo a malincuore perché effettivamente il nostro tessuto è fatto molto di commercianti. Quindi l'indirizzo di quello che avverrà, visto che ora siamo tutti in vacanze estive, da settembre in avanti è indirizzo verso l'agricoltura, indirizzo verso l'artigianato, indirizzo verso i servizi alle persone e alle aziende, con dei finanziamenti con una parte a fondo perduto e una parte a tasso zero, completamente garantiti dallo Stato. Invito i telespettatori, i giovani, ma tenete conto che la platea si estende fino a 46 anni di età, quindi anche coloro che hanno dovuto chiudere un'attività pregressa, hanno dovuto abbandonare il lavoro, sono stati licenziati e oggi vogliono vedere come riscatto una forma imprenditoriale, Vi esorto a contattare internet, andare su internet, trovare perché veramente in questo momento, da luglio in poi, ci saranno una valanga di bandi per completamente garantiti e assistiti. Quindi stiamo parlando di finanziamenti senza garanzie accessorie. Quindi anche il giovane imprenditore che non ha le garanzie può accedere a questa forma di finanziamenti. Ci tenevo a dirlo perché, come dicevo prima, un po' di speranza va data, altrimenti dai dati che abbiamo letto oggi e letto nelle precedenti puntate ci viene onestamente un po' lo sconforto. Io sono abituato ad essere un ottimista e quindi di conseguenza anche realista. Sicuramente alcuni tipi di categorie merceologiche saranno penalizzati per altri 2 o 3 anni, però forse il ritorno a ciò che la nostra terra è vocata, e parlo di turismo, quindi servizi alle persone e servizi alle imprese. E per quanto riguarda agricoltura, produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, potrebbe diventare il nuovo slancio per tutta l'economia calabrese. Grazie, grazie per queste preziose informazioni, dottore Nigro. Io la saluto e beh, anche con lei magari ci rivedremo a settembre sperando di dare buone notizie. Va bene, grazie per la sua disponibilità. Intanto io saluto chi è in linea in questo momento. Pronto? No, Salve. sono Michele da Rossano. Benvenuto, prego. Volevo parlare con lei. Sì, Michele da Rossano, cosa voleva parlare con l'avvocato Rodigliero? Cosa voleva chiedere? Oh, siccome ho prenotato mia sorella all'ospedale di Rossano e per diciamo di meglio. Chiamo sicuramente come devo fare Allora, io non ho io? Non abbiamo capito. capito Probabilmente proprio. c'è un problema sulla linea, quindi io ho capito solo che ha prenotato una visita specialistica in ospedale, ma forse ancora non è stato chiamato. Mi pare di aver capito questo, è così? Non lo so come devo No, quanto fare. tempo è passato da questa prenotazione? Sì, ho prenotato 8 giugno, però ancora non ho partecipato. Era l'8 giugno, ha telefonato. Vediamo se possiamo ripristinare un po' il collegamento, se può richiamare, perché abbiamo un po' di problemi su questa telefonata e viene davvero difficile, Sì, no, dare una però qualche risposta. indicazione la possiamo già dare in termini di liste di attesa oppure di forte ritardo quando si tratta di fare prevenzione oppure diagnostica dove c'è pericolo, dove c'è il sospetto che ci sia una patologia particolarmente grave. Abbiamo ricordato sempre che praticamente il diritto alla salute deve sovrintendere a tutto quanto, per cui il cittadino che si trova
in presenza di una prescrizione urgente, naturalmente certificata dal medico, o dallo specialista, ecco, che sia urgente, e praticamente vi è un ritardo, una fila, cioè le cosiddette file, code, liste di attesa insopportabili naturalmente, si può ricorrere addirittura naturalmente al tribunale lavoro e previdenza dove risiede il soggetto per far sì che con un provvedimento d'urgenza, quindi in pochi giorni, il giudice, valutati tutti gli elementi, ordini alla struttura, quindi all'ASP di competenza, di eseguire immediatamente quell'esame diagnostico. Salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto, salve. Salve. Pronto? Sì, la sento, dove ci chiama? Da Capo Vaticano. Da Capo Vaticano, giusto? Beato lei. Sono al mare, onestamente, in questo momento. La invidiamo un po'. La invidiamo un po'. Farò un bagno per voi, dai. Grazie, grazie. Prego. Senta, io ho un problema. C'è mia figlia che ha fatto la domanda per il bonus di 600 euro. Però l'ha ricevuto marzo e aprile perché lavorava nel settore turistico, però quello dei 1000 euro non ha ricevuto nulla. Forse deve fare un'altra domanda, deve fare qualcosa. Non... No, se, praticamente nel periodo in cui ha lavorato, praticamente era il datore di lavoro che doveva dare, quindi non è un bonus, cioè viene corrisposto esattamente all'aumento, poi c'è... viene girato, cioè non è qualcosa che deve aspettare da qualcuno, per cui... No, forse mi sono spiegato male. Ditemi qual è. Ha fatto una domanda per il bonus Covid, quello di marzo e aprile. Quello da 600 euro? No, quello sta dicendo quello delle 600 euro oppure dei 100 sì. euro in più sulla paga perché ha lavorato... No. I 600 euro? Quello, il bonus di 600 euro per marzo e il bonus di 600 euro di aprile, quelli li ha ricevuti. E allora, sì, i mesi successivi, perché praticamente dovrebbe percepire giugno, qualche categoria luglio anche, praticamente primo per copertura economica, secondariamente per burocrazia, arrivano i soldi, questo statevi sicuro perché... la copertura economica c'è per queste, diciamo, bonus, per cui è semplicemente una questione di tempi, non c'è una revoca di queste misure, per cui con ritardo ma arrivano. Quindi questo statevi sicuro. Quindi non deve fare un'ulteriore domanda. Non deve fare. Allora, se ha percepito la prima, praticamente va in automatico, perché i requisiti per averla. Cioè i requisiti doveva avere per la prima mensilità, ricevuta la prima mensilità, poi va in automatico. Ok. Va bene. Grazie. Persistendo sempre le stesse situazioni, ovviamente. Beh, chiaro. Ovviamente. Grazie, una buona serata e complimenti per il servizio che offrite a tutti. Grazie a lei, grazie davvero a tutti i nostri telespettatori per l'affetto, ecco, che ci dimostrano. Diceva, abbiamo concluso il discorso sulle liste d'attesa, insomma non so se abbiamo risposto al nostro telespettatore da Rossano. Sì, abbiamo risposto perché le liste d'attesa sono praticamente un'invenzione, non ci sono, non ci dovrebbero essere liste d'attesa, soprattutto nel settore pubblico, perché non vi sono nel settore privato, quindi non si capisce mai come funziona questo. E quindi il bisogno di salute e la tutela della salute è un diritto costituzionalmente garantito. E quindi per fortuna che esiste la magistratura ad andare a sanare quando, diciamo, non si rispettano, diciamo, questi diritti fondamentali. È ben vero che l'articolo fondante, il numero uno della nostra Carta Costituzionale, direbbe, anzi afferma, che è fondata sul lavoro la nostra Repubblica, sembra che invece qua per dare pari dignità è fondata sul suicidio, perché molti stiamo assistendo dalle cronache che praticamente si tolgono la vita perché non riescono a trovare lavoro o lo hanno perso. Per chiudere in bellezza anche questa
fase, ecco, prima dell'estate. Voglio ricordare che ancora noi l'abbiamo lanciato più volte l'allarme e di questi giorni quotidianamente sappiamo molte aziende non chiuderanno perché praticamente verranno passate di mano, lo stiamo denunciando più volte, che praticamente c'è uno stato parallelo dove non bisogna fare né file né domande e quindi in pochi minuti la liquidità che serve all'imprenditore viene subito data in denaro contante. E quindi questa è la cosa pericolosa. Il nostro procuratore della Repubblica, capo della DDA di Catanzaro, praticamente lo sta denunciando da moltissimo tempo, per cui facciamo come sempre, chiediamo che il governo centrale veda che praticamente se le aziende soffrono, moltissime chiudono, altre non chiudono pur non ricevendo, diciamo, denaro, quindi qualche domanda bisognerebbe, ecco, chiedersi il perché, anche perché noi siamo in una terra difficile, no? Certo, è difficile da noi fare una visita all'ospedale perché bisogna conoscere qualcuno, fare una pratica al comune, a un'amministrazione, non è un paese molto normale oppure una regione molto normale. Cerchiamo che perlomeno nei diritti basilari, diciamo, si abbia o si aspiri perlomeno ad avere una normalità, una chiarezza di rapporti, ed è un augurio comunque perché poi la gente del meridione è abituata a soffrire e anche a vincere tutte le battaglie. Certo, e poi bisogna denunciare le storture, chiamiamole. Bisogna sempre denunciare, La denuncia, ecco. La denuncia è un momento di crescita, quindi chi non denuncia è connivente, purtroppo è così. Sia nell'ambiente lavorativo che nell'ambiente pubblico. Certo. La denuncia deve essere considerata una risorsa. Dall'errore si costruisce. Se non si dice, se non si denuncia, praticamente dove c'è l'omissione c'è il malaffare. Quindi questo è, noi non siamo mafiosi, non siamo dranghettisti, certo, quindi noi dobbiamo denunciare. Se si accettano, tra virgolette, determinati meccanismi, no, comportamenti che può essere magari nella sanità, del pubblico, nel privato, così insomma si rinuncia poi ai propri diritti. Noi parliamo di diritti negati in questa trasmissione. Quanti sono davvero i diritti che quotidianamente vengono negati? Non si deve subire, denunciando tutti quanti non si deve subire. I diritti negati sono questi. E il malaffare incomincia proprio dalla copertura, dall'omissione, dal non dire, dal nascondere. Quindi sto dicendo sia di un certificato negato, di una visita negata, di un prestito negato, di un qualcuno che ci avvicina perché l'amico dell'amico ti fa avere un mutuo. Denunciamo. Certo, allora noi ci fermiamo, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi ripeto, l'ultima trasmissione di questo ciclo, poi torneremo dopo la pausa estiva. Io volevo ringraziare davvero i tantissimi telespettatori che anche quest'anno ci sono rimasti davvero vicino, che ci hanno seguito in queste lunghe settimane. Voglio ringraziare il nostro splendido Luca Achito, sempre vicino il nostro Luca Achito, per la sua regia e il suo supporto, e chiaramente io ringrazio l'avvocato Pierpaolo Ridigliero per i preziosi consigli. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità e per il servizio che rendete, veramente. A lei, avvocato, e grazie ancora a tutti voi. Alla prossima, arrivederci.